Mi trovo ancora una volta nella cappella di Sant'Antonio e proprio qui accanto a me c'è la sua tomba. Questo altorilievo ci racconta la storia di un famoso miracolo di Sant'Antonio avvenuto alcuni anni dopo la sua morte. Il miracolo riguarda un bambino che si chiamava Parrisio ed avviene a Lisbona, città natale di Antonio. Con alcuni altri bambini, il piccolo Parrisio si era avventurato nel mare su una barca. Un'onda un po' più alta, però, aveva fatto, diciamo, capovolgere la barca. Tutti i bambini, sapendo nuotare, riuscirono a raggiungere la riva. Parrisio, purtroppo, però, non ci riuscì. Viene riportato a riva da alcuni pescatori, ma il piccolo non dà alcun segno di vita. Accorre la madre disperata e comincia a implorare Sant'Antonio. È una mamma molto speciale quella che sta implorando Sant'Antonio in questo momento. Si chiama Maria Martins ed è la sorella di Sant'Antonio. Fratello mio, implora, tu che sei pietoso e miracoloso con gli estranei, sii benevolo con tua sorella, ridonami mio figlio, ridonami tuo nipote. In un certo senso, sapete, in quel momento avvengono due miracoli. Beh, il primo naturalmente è il ritorno alla vita di Parrisio, ecco, ma il secondo è che una volta diventato grande, Parrisio sceglierà, come lo zio Antonio prima di lui, la vita francescana e sarà davvero un bravo e santo frate. Sant'Antonio ha avuto sempre una grande attenzione per i bambini. Tra i miracoli da lui compiuti sia quando era in vita e anche dopo la sua morte, molti riguardano proprio loro, i piccoli. Penso che ad Antonio il Signore abbia riservato lo straordinario compito di curarli e di proteggerli dal cielo. Non a caso, infatti, Gesù volle essere stretto tra le sue braccia come bambino a Campo San Piero alcuni giorni prima che il santo morisse. Antonio era un uomo speciale, attento ai bisogni dei poveri e dei sofferenti, ma allo stesso tempo era un uomo semplice. E la semplicità è la cosa che conquista di più i bambini, che lo videro allora e lo vedono ancora oggi, loro amico e confidente. Non è certo un caso se furono proprio i bambini a dare l'annuncio della morte del santo, correndo per le strade di Padova e gridando «È morto il Padre Santo! È morto Sant'Antonio!» Preghiamo dunque Sant'Antonio per i nostri bambini. O glorioso Sant'Antonio, protettore dei bambini e dei ragazzi, rivolgi il tuo sguardo ai membri più giovani della nostra società affinché possano crescere come crebbe Gesù in età, sapienza e grazia. Fa che essi conservino la fede, l'innocenza e la semplicità di cuore, così da essere strumenti dell'amore di Dio. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.